Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, se qualcuno di voi sta decidendo o ha intenzione di cambiare operatore telefonico, il mio consiglio è di aspettare ancora un attimo, perché prima dell'estate sta per arrivare qua da noi un nuovo operatore telefonico virtuale, si chiama Yellow Mobile, che porterà offerte interessanti. Le offerte lancio saranno tre, due riguardanti la rete mobile, una riguardante la rete fissa. Quelle rete mobili avranno due prezzi, una da 4,99€ con 40 giga, una da 8,99€ con 100 giga. Poi c'è la versione per la rete fissa che costerà 19,99€, internet illimitato. Ma la cosa che interessa di più secondo me è sempre la rete mobile. Quindi, per quanto riguarda la rete mobile, cos'ha di positivo? Vabbè, il prezzo, come avete sentito, un prezzo sicuramente interessante, rapporto prezzo giga, ma soprattutto perché si appoggerà alla rete 4G di Vodafone, quindi una copertura dal punto di vista del territorio secondo me importante, che è una cosa che conta quando si parla di rete 4G. E in più, anche a livello di prestazioni, avrà 60 megabit per secondo in download e 30 megabit per secondo in upload. E io devo dire che, utilizzando attualmente e ormai da un po' di tempo, da quando è uscito praticamente O, cioè la versione virtuale di Vodafone, devo dire che tanta roba, perché comunque, se pensate che tantissimi dei miei video che vedete sul mio canale io li carico con i dati del 4G, quindi potete capire quanto sia performante questa rete anche nella versione economica di O. Quindi se la stessa cosa viene portata su Yellow Mobile, tanta roba, perché il prezzo è davvero interessante. Ovviamente chiunque potrà fare la portabilità del numero passando a Yellow Mobile, tranne i clienti Vodafone, sì, perché altrimenti Vodafone si tirerebbe la zappa sui piedi da solo. Quindi, per fare la portabilità del numero non bisogna essere clienti Vodafone, quindi potrà farlo chiunque abbia anche un operatore non virtuale, cioè che sia TIM, Wind, tre questi operatori, chiamiamoli così, fisici, potranno fare la portabilità del numero, mentre un cliente Vodafone non potrà farlo. E un po' è comprensibile, ripeto, perché comunque essendo rete Vodafone sarebbe come per Vodafone perdere clienti sulla propria rete e darli a qualcun altro. Quindi ragazzi, questo era solo un piccolo video per portarvi questa novità che arriverà prima dell'estate, ed è una cosa che so che a tutti interessa, perché quando si può risparmiare qualcosa sul, diciamo, quello che è il costo fisso del nostro telefonino, è sempre ben accetto. O anche se supponiamo non si vada a risparmiare, ma si ha magari un qualcosa in più, secondo me è una cosa da valutare, perché ci sono adesso tanti operatori virtuali, però bisogna valutare anche quale copertura abbiamo nella zona in cui viviamo. Quindi magari per esempio Iglia, di una determinata zona, non ci soddisfa, passando a questo nuovo operatore virtuale potremmo trovarci invece magari con una copertura molto più performante nella zona in cui abitiamo, ad un prezzo sempre vantaggioso. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, che vi abbia fatto piacere sapere che sta per arrivare un nuovo operatore virtuale che crea ancora nuova concorrenza, che fa sempre bene al mercato. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un testo, una novità, un tutorial. Ciao.